Rosso blu, rosso blu. Un'altra colonna della Vigor Senigallia che fornisce un contributo importante alla vittoria del campionato 1973-74. Un senigalliese che negli anni a venire debutta nel calcio professionistico anche in piazze importanti come Arezzo, Rimini, Fano e Ancona. È con noi Lorenzo Piccinini. Lorenzo! Sono Marcellini, Lorenzo. Senti, io sto organizzando, Covid permettendo, il centenario della Vigor. E parleremo anche di alcune partite che sono state importanti per la Vigor Senigallia. Gli spareggi. Adesso io ti leggerò una formazione. Palpacelli, Perini, Castracani, Cirilli, Piccinini, Diambra, Gerardi, Leoncini, Lanciaprima, Galdensi, Bisacchi. Volevo sapere, sei tu il Piccinini della formazione? Sì, sono io. Un ricordo di quello spareggio del lontano 1974 al Borgo Metauro di Fano? Beh, ce l'ho un ricordo, nel senso che spareggio col Montecchio innanzitutto. Non fu una grande partita come le partite, sia come gli spareggi come le finali. E questa è una partita che molti ricordano, al di là del fatto che ci portò in Serie D, ma anche per come è avvenuto, diciamo, l'atto finale, quando per una sostituzione che stava facendo il mister Gerardi, il giocatore predisposto ad entrare non era pronto e al suo posto entrò chi poi decise la partita. Io credevo che era la leggenda, invece in realtà doveva entrare... No, in realtà era stato puro. Doveva entrare Morganti e invece... Morganti, bravo, proprio Morganti, sì, il mio amico Morganti. Non era pronto perché non aveva le scarpe, non aveva i calzini, non mi ricordo cosa, allora il mister optò per un altro, credo fosse Maraldi poi, che poi decise la partita. Sì, abbiamo vinto proprio all'ultimo respiro. Sì, una partita così, insomma, decisa, ecco, da un episodio, come tutte le partite del resto. E io l'ho vissuta così, come una delle mie prime esperienze, perché ero in quella formazione anch'io un po' per caso, perché la prima partita che facevamo io non ero tra i titolari, ma un incidente stradale in Ancona bloccò due o tre giocatori e quindi il mister mi fece giocare. Vincemmo in modo abbastanza convincente e io mi sono fatto tutte e tre le partite. Come sei arrivato alla Vigor, Lorenzo? Sono arrivato alla Vigor quando avevo quasi appeso le scarpe al chiodo, perché giocavo a pallacanestro. Ero stato nell'Ancona giovanile, ma poi il terremoto, un chiedi di studio che insomma anche io alle scuole medico sono stato ad andare giù tre volte a settimana, combinavo poco, quindi i miei genitori mi consigliarono, ecco, di smettere, io tranquillamente smisi e mi misi a giocare a pallacanestro. Poi dopo, anche cioè, quando i treni passano nella vita vuol dire che devono passare, vennero a chiamare mio fratello, che giocava anche lui a suo tempo centrocampista, Claudio, per giocare a Monteporzio. Mio fratello rinunciò, però disse non so chi di presenta, dice, perché non lo chiedete a mio fratello che non sta giocando? E mi chiesero se volevo andare e allora decisi di riprendere. E feci questo campionato a Monteporzio, sono una squadretta senza grandi pretese, poi ci salvavo con un allenatore, Oliviero Costantini che purtroppo ci ha lasciato, mi pare, 2 o 3 mesi fa. E anche lì così ho giocato, ho ripreso un po' il gusto di giocare. E l'anno dopo Mario Perini, che io conoscevo da una vita, mi dice: Lorenzo, ma perché devi giocare a Monteporzio? Ma perché non provi a tornare alla Vigor? E dico: Mario, se mi chiamano ci vengo volentieri alla Vigor. E lì Bianchelli ebbe il suo occhio lungo e acquistò il mio cartellino, che ero libero perché avevo il cartellino in mano in quanto liberato dal terremoto, e quindi iniziai la mia discreta carriera. Ma cosa vuol dire la vita dopo le coincidenze? Discreta è pochino, perché se io do un'occhiata al tuo palmarès dopo la Vigor, sei stato in piazze importanti come Arezzo, Fano, Rimini, Ancona, hai vinto anche del campionato. Sì, ho vinto il campionato a Rimini, ho vinto il campionato, ci siamo qualificati ad Arezzo perché dalla C1 dividevano i gironi in C2, quindi ci mettiamo in un modo giusto per poter essere qualificati nel girone, e a Fano fu un trionfo con Bagnoli. Poi ci fu questo passaggio a Rimini, ho vissuto che situazioni, io insegnavo, ho sempre insegnato e non ho messo mai il calcio davanti a quel punto alla mia professione. Tu hai avuto anche allenatori importanti, Bagnoli, Mascalaito. Sì, Marchioro. Marchioro, sì. E hai, devo dire, nel 1984 hai anche battuto con la tua anconitana il Rimini di Arrigo Sacchi. Sì, esatto. Difficile, una domanda. Sì.
non si ricordava. No, lui disse che le sconfitte le dimentica. Le dimentica subito. Invece io la vittoria, quella lì, me la sono ricordata per parecchio tempo, perché detto proprio papale, noi stava tremendamente sulle palle questo uomo, per la sua ambizione, che però si è rivelata vincente dopo nell'arco degli anni. Nel 1978 vai a Fano, allenato da Bagnoli. Sì. E lì ci sono altri due senigalliesi, Marchini e D'Amico. Io vorrei un ricordo da te di Ciro D'Amico. Ciro D'Amico è stato un fratello. È stato un fratello perché l'ho conosciuto a Senigallia, questo ragazzo introverso che non parlava mai con nessuno. Siamo diventati amici perché poi tornavamo su a giocare con la macchina, eravamo tutti e tre, ci alternavamo con le nostre macchine per andare a Fama. È nata un'amicizia molto grande. Poi difatti siamo entrati anche soci nella famosa Football 93 che abbiamo creato noi con Ciro, che io stimavo tanto come persona perché era un buono, ma soprattutto come giocatore perché era veramente bravo. E io non dimenticherò mai le frasi di Osvaldo Bagnoli quando disse: io con me, quando andò a Cesena, dice: io con me porterei sicuramente Ciro D'Amico. E questa è una prova di stima da una persona che del calcio ne capiva. Ma Ciro era veramente, tatticamente in campo, era fenomenale. Come uomo, cioè, avrà avuto i suoi difetti come tutti, ci mancherebbe altro, però è una persona che mi manca e che ho sempre rispettato e stimato. Bene Lorenzo, con questo bellissimo ricordo di Ciro, io ti ringrazio per questa tua telefonata e ti rinnovo l'appuntamento, Covid permettendo, per il centenario della Vigo Senigallia. Grazie. Sarò sicuramente presente con molto piacere, perché vedere vecchi amici fa sempre comunque piacere. Anche perché tu hai dato tanto alla Vigo Senigallia. Abbastanza, più di 100 partite. Quindi tutto sommato è stata una buona esperienza, diciamo, il culmine l'ho avuto in Ancona sicuramente, attirandomi anche qualche antipatia di qualche senigallese, non ho capito perché, però Senigallia è stato sempre comunque bei ricordi, perché anche ho amici che poi vivono a Senigallia, Gilda Giuliani, Vitaletti, tante persone, Floris Pasi, ne potrei citare chissà quanti, Alessandrino, con cui abbiamo giocato assieme, e quindi Senigallia è... fa purtroppo parte dei bei ricordi, sì, che non ci sono più. Non è antipatia, ancora ci abbiamo dopo tantissimi anni sul gozzo il campionato del 1982, dove voi arrivaste i primi, sì, e noi dovemmo fare lo spareggio con la Mestrina. Io ricordo che in quella anconitana c'erano Lorenzo Piccinini e anche D'Amico. Sì, ma noi... quell'anno siamo stati anche un po' fortunati, perché abbiamo vinto l'incontro, dicevo, con la Mestrina, perdevamo 1-0, abbiamo vinto gli ultimi 3 minuti, 4 minuti con 2 gol, e non so quante volte ricapita, però ci siamo battuti correttamente, onestamente, non abbiamo rubato niente. Io poi, se vinceva Senigallia, ero contento, siamo andati anche a vedere la partita su Modena, e sicuramente se c'era una squadra che doveva vincere quel giorno, tra Coetane e tra Vigo e Mestrina, era sicuramente la Vigo Senigallia. Va bene Lorenzo, ti ringrazio e ti saluto. Saluto, grazie mille di questa splendida telefonata. Ciao, ciao. Ci vediamo, arrivederci. Rossoblu, 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 rossoblu.